Se c'è una cosa che ci colpisce tutti, e naturalmente ha colpito in particolare me, che non ho dimestichezza col mondo pavese perché è la prima volta che sono vostro ospite, è il livello di queste presentazioni, di questo dibattito e la chiave interdisciplinare, la ricerca molto forte di connessioni tra discipline loro diverse ma complementari che possono illuminare il nostro sapere e anche la nostra azione. Le neuroscienze, le scienze in generale, così la filosofia, la sociologia, per arrivare alla politica nel senso nobile del termine, voglio sperare. E forse quella frase che è stata detta, che la filosofia ha bisogno delle scienze, la scienza ha bisogno della filosofia, mi pare la frase chiave per introdurre anche il motivo per cui anch'io, dopo Minella, mi trovo a parlare di Pietro Prini. Perché se c'è una cosa che caratterizza il nostro tempo, è che per affermare le idee abbiamo bisogno dei testimoni. Cioè, diventa molto forte un'idea se si vede una persona, anche quando ha parlato professore sul specchio, ecco, vedere lui che parla è diverso che leggersi il libro sui neuroni specchio, perché si assume una posizione di leadership, si personalizza nel senso buono del termine, le idee camminano sulle gambe delle persone e anche delle menti che le portano avanti. E quindi non è una fissazione, diciamo così, parlare di Pietro Prini, è il tentativo che può riuscire più o meno, e qui a Pavia c'è il fulcro di questo tentativo, cerchiamo di fare un ponte Pavia a Roma, il tentativo di fare di Pietro Prini postumo, ma non troppo perché sappiamo è morto molto anziano nel 2008, fare di Pietro Prini il nostro leader, se può essere utile per portare avanti alcune idee molto importanti di intreccio tra le diverse discipline e che si sintetizzano poi in quello che mi è stato attribuito con molto piacere anche il titolo di questa mia brevissima conversazione, Il mondo di domani, perché il mondo di domani è stato il tema dominante del suo pensiero, materializzato poi in una serie di convegni che egli promosse a Perugia, quando era titolare della Cattedra della Storia e Filosofia a Perugia, all'Hotel Brufani, che videro veramente una presenza internazionale, per allora eravamo negli anni a cavallo 60-70, di grandissimo livello e che trattarono temi di grandissima importanza. Quindi, esplorando un attimo il mondo di domani, credo che sia una comune ambizione che abbiamo tutti, visto che ci sentiamo molto traballanti, penso mediamente parlando, nel mondo d'oggi. Perché se dovessi riassumere con parole mie, ma un'opinione personale, mi pare il mondo d'oggi potrebbe essere descritto in questo modo qui, si barcamena tra un individualismo aggressivo e un po' feroce, un mondo di Hobbes, che noi vediamo in tante manifestazioni, da come dal traffico per strada fino ai contrasti che ci sono in tanti mondi professionali, anche nelle famiglie, tante rotture che si manifestano, e dall'altra parte l'alternativa, diciamo, di un determinismo tecnologico alla George Orwell, che è, diciamo così, un rimedio che sembra essere peggio del male. E quindi certamente se c'è una cosa che ci trova, penso, tutti sensibili, è quello di cercare di pensare, costruire, dico una parola forse molto generica, ma una società dal volto umano. E questo forse, in questo senso, il testimonial Prini ci può essere. Brevemente, due o tre flash sul suo pensiero, selezionando le tante cose che ha fatto, perché ha avuto una produzione molto ampia. Ecco, uno punto fondamentale è questo, che Prini ha sempre avuto come direttrice l'ambizione di cercare di rispondere alla domanda di senso che il suo tempo aveva, e guarda caso è il tema che abbiamo anche noi oggi, una domanda di senso che tanto più è impellente quanto più la modificazione del mondo è veloce. Ecco, cercare di puntellare un universo in movimento, no? Ci sono tante cose da dire, ma questo mi sembra un punto molto importante. La seconda cosa è l'attenzione che lui ha sempre avuto al mondo della formazione della scuola e il superamento anche della paratia stagna
che allora, e direi anche ora, basta pensare alle ripartizioni del mondo universitario, esistono tra cultura scientifica e cultura umanistica. Prima è assolutamente negato il fatto di continuare a pensare la cultura, la scienza, la conoscenza ripartita in queste caselle così grossolane. E come sapete ha parlato casomai di un'altra distinzione tra la cultura alfabetico-grafica e la cultura sinestesico-partecipativa, che quest'ultima è indotta molto dallo sviluppo enorme delle tecnologie della comunicazione, che già ai suoi tempi erano rilevanti e oggi, come ci dice anche l'ultimo rapporto Censis, sono assolutamente totalitarie. Se pensiamo che ormai lo smartphone ha raggiunto la popolarità, la diffusione del mezzo televisivo, che ormai da 30, 40, 50 anni è totalitario, nel senso che non c'è cittadino che magari per sbaglio non butti un occhio alla televisione almeno un minuto al giorno, e così non c'è cittadino che non butti un occhio sullo smartphone almeno un minuto al giorno, grosso modo parlando. Il viaggio in treno di stamattina è esemplificativo di quello che capita in una carrozza ferroviaria, ma siamo tutti in questa carrozza ferroviaria in cui, anzi mi meraviglio che voi siate così attenti da non aver sotto, vuol dire che questo convegno è veramente appassionante. Quindi, ecco, questa, diciamo così, questo tema anche qui della pressione della cultura partecipativa rispetto alla cultura radicata di tipo alfabetico, ecco, credo che sia stato un tema su cui riflettere proprio per l'equilibrio che bisogna continuare a mantenere tra le due cose. Infine, lo accennavo prima, ma ora lo ripeto, prima è stato un personaggio che ha unito alla grammatica la pratica, è stato uomo della prassi, è uomo di iniziativa. Ricordavo il convegno di Perugia, ma devo ricordare anche un altro passaggio della sua vita molto significativo. Lui è stato per anni presidente del comitato direttivo della RAI, quando non c'era ancora così amministrazione, eravamo ai tempi di Bernabei a cavallo tra gli anni, verso gli anni 60-70, diciamo molto tempo fa, uno potrebbe dire, ma attenzione all'attualità di questa sua presenza, perché riuscì in quella circostanza a immettere dentro l'azienda pubblica, con tutte le sue caratteristiche, non stiamo qui a ricordare, ciascuno lo giudichi come vuole, a mettere degli enzimi di cultura molto forti attraverso la nascita delle trasmissioni integrative e scolastiche, che avevano come scopo di portare, che so io, Platone o Plotino, ecco due suoi autori preferiti, attraverso i mezzi di allora, che era la televisione, oggi si andrebbe attraverso i social, portarli a una diffusione più ampia, in modo tale da avere sia messaggi di attualità e messaggi di larga divulgazione e messaggi di profondità capaci di far crescere un pochettino la società, fino ad arrivare, sempre nei convegni di Perugia, a una seduta di confronto intorno a quella che c'è ancora, per carità, esperienza che si chiamava e si chiama l'Open University, un concetto di università aperta che in Inghilterra hanno portato avanti con grande tenacia, l'hanno avanti ancora adesso, che integri vari linguaggi in modo tale che quello che adesso capita in Italia, per cui abbiamo da una parte gli atenei tradizionali con tutta la loro gloriosa tradizione e dall'altra le università telematiche malamente sopportate senza che nessuno si accorga che sono i due corpi che andrebbero invece tra di loro fatti dialogare, ecco, queste erano cose che venivano dette fino ad allora. Due ultime considerazioni su due temi, a mio modo di vedere, molto importanti. Due convegni che gli fece furono uno sul terricidio, una parola che forse si usa poco oggi, no? Ma che potrebbe essere molto forte per indicare tutta l'istanza ecologica che attraversa il nostro tempo giustamente, sacrosantamente. E il suo sforzo è stato quello di andare alla radice di questa frattura tra l'uomo e la natura, cioè vale a dire, detto in parole povere, la rottura del rapporto vitale dell'uomo con la natura
che non è più co-creatore, e quindi tutto ciò che si crea alla fine, anche semplicemente seminando un fiore, appartiene un po' all'universo, per cui si ama quel fiore un pochettino come proprio figlio, è proprio, e lo si rispetta in quel senso là. E passare da questa concezione alla concezione invece oggettivante e straniante, per cui la natura è ciò che può essere indefinitivamente manipolato e con tutte le conseguenze che da queste derivano. Quindi ecco anche ancora un elemento di attualità, quello di andare a vedere il rapporto uomo-natura come radice del problema ecologico attuale e come antidoto al rischio che l'uomo crei sulla Terra, non un omicidio, non un femminicidio, ma un terricidio, cosa che forse non ci rendiamo conto, ma forse può essere anche più praticabile di quanto possiamo pensare. Ultimissimo punto, un tema che oggi paradossalmente sembra esserci estremamente vitale, che è quello della pace. Sì, ogni tanto viene fuori, ecco, Tajani, dicono, io non politicizzo, ma tanto per dire, ah, ricordiamoci i soci fondatori dell'Europa, 60 anni, 70 anni di pace, non c'era mai stato, eccetera, eccetera. E quindi, però, non è che né noi, né tantomeno i nostri figli, che sono i più interessati per, con la proiezione che hanno nel futuro, considerano il tema della pace così importante e anche così fragile e debole da dover essere difeso strenuamente, eccetera. E quindi che difesa fa dei crimini della pace? Qui mi ricordo anche dei passaggi di Minet. Ne fa una considerazione legandola al tema religioso. Dice, le sue parole, si sta manifestando in tutta la sua evidenza il privilegio etico-religioso di proporsi l'ideale della pace in quell'unica via che può renderne meno lontana la realizzazione, la via faticosa e senza fine della riforma del cuore, una strada necessaria ma anche più difficile da seguire. E precedentemente aveva sottolineato che la parola pace, che deriva proprio da fixare, pattuire, pactum, e significa praticamente anche giuramento, pax deorum. Ecco, l'estraneità totale del tema della pace ha una concezione anche religiosa, anche laico-religiosa, per cui è un tema così grande che soltanto invocazione della divinità, pensiamo all'Iliade anche, non necessariamente al cristianesimo, ma c'è anche quello evidentemente, è un altro spunto che non dovremmo sottovalutare, perché oggi noi la pace la consideriamo soltanto un equilibrio di poteri, soltanto equilibri di mercati, equilibri militari, cose di questo genere, mentre evidentemente c'è, se deve essere pace del cuore, deve essere anche pace della nostra dimensione del rapporto con Dio. Così, alcuni spunti di primi, quello che vorrei aggiungere concludendo è questo, che tenteremo di portare avanti con le modeste risorse di cui disponiamo, non fate delle ironie sul fatto che a Roma ci sono modeste risorse, ma ci sono effettivamente modeste risorse, insieme anche all'amico Giampiero Iacobelli, cercheremo di portare avanti questo ponte Pavia-Roma per valorizzare questa personalità scientifica. Grazie.